Ecco, siamo nel post partita, amici di Waterball TV, di AWF TV, col presidente nonché giocatore della AWF Marco Minerva, che ha appena concluso una prova e si sta per lanciare di sotto. Visto il risultato, però buono, direi, come un commento a caldo. Sì, dopo un parziale di 3-0 iniziale, nell'affrontare la nostra prima prova, prima esperienza nelle bocce quadri, campioni di questo sport, abbiamo concluso con un dignitoso 13-8 che ci ha soddisfatto, però sicuramente sappiamo che potevamo fare meglio. Quindi praticamente sono capitati subito, diciamo, gli organizzatori come avversari, diciamo, Sì, a quel ovviamente la squadra più temibile è capitata contro di noi. Dopo aver aspettato soltanto 3 ore per giocare, ci siamo ritrovati contro i campioni assoluti di questo sport, laddove altre squadre erano bambini, neonati, Forse anche cani. sembra che ci siano dei cani che hanno Sì, esatto, partecipato. si parlava di cani con campanacci al Eh sì, collo che si sono anche infatti. distinti per le loro prestazioni. Sappiamo che oggi ho avuto come compagno di squadra il grande ritorno di Marco Tumino nelle file della WF, che non, insomma, dopo i tempi del waterball non si era più visto. Come può commentare la sua prestazione? E direi anche la giornata intera Sì, è del stata una prestazione sicuramente interessante, anche perché dopo un pasto frugale che abbiamo consumato in quel di Verdeggia, aveva avuto, diciamo, del suo stomaco dei momenti altalenanti in cui veramente abbiamo iniziato anche a dubitare del proseguimento della sua vita stessa, anche però, nonostante questo, un momento di panico in cui sul campo sembrava di non capire dove fosse, è riuscito anche a fare una mossa molto interessante che è valsa anche un commento positivo da parte degli avversari. E tra l'altro abbiamo immortalato con le telecamere di AWF TV e verrà mostrata anche ai tifosi che oggi ci hanno seguito numerosissimi qui a Realdo. Bisogna dire, forse c'era qualche formica, che non so, la componente animale della squadra penso che ci abbia Esatto, seguito. sicuramente, nonché la componente Spirituale, immaginaria, infatti, la che non comunanza tanto c'è. perché glielo tubano tutti Infatti, riuniti, la comunanza era tutta la con noi. comunanza con Bob Dolby in persona che era in campo, infatti ha ostruito anche la partita. Tumino che ora sta guardando le partite altrui, oggi ha avuto dei momenti bifasici, di mancamento e di improvvisi risvegli. Nel momento della partita era così, diciamo, appoggiato a un muro, però poi è Sì, esatto. riuscito. La leggenda vuole che mentre si stava cercando di abbeverare di un caffè si è dovuto scappare per Sì. una evacuazione non meglio precisata. Si è tornato dopo 5 minuti, però col sorriso sulla Eh sì, fronte. sulla fronte. Sì, ma tu vedi, infatti, il sorriso proprio sulla fronte. Infatti, il sorriso sulla fronte. Benissimo, quindi per il futuro che previsioni abbiamo per il futuro dei. Per il futuro, visti comunque questi successi, stavamo pensando anche di provare con le bocce triangolari, quindi uno sport nuovo che volevamo introdurre noi come preludio alle bocce quadre, quindi lanciare questo nuovo tipo di sport, appunto, Ma che una sicuramente. boccia d'acqua che galleggia si potrebbe anche Una fare. boccia d'acqua anche, potrebbe essere un'alternativa interessante che sicuramente E valuteremo sappiamo che da nei domani si prossimi tornerà al mesi. waterball, che è il nostro sport ufficiale, quindi finalmente potremo di Sì, nuovo. domani dovremo giocare credo 12 partite domani per il campionato, però noi crediamo nelle nostre potenzialità, in quello Quindi che possiamo ci fare. ricollegheremo domani del Core di Arma e momentaneamente lì nello studio. Grazie al Arrivederci a presidente tutti. Minerva. Grazie.